però non si riesce a ruotare. Andiamo dal comunale di San Andrea di Conza. Vai Mastandres, vai. Quando stiamo Mastandres? 2-1 per il San Andrea. Chi ha segnato? Monteverde che sta attaccando, attenzione. Libera Alvino. Numero 4. Esce bene fuori il San Andrea. Attacca, cerca di stoppare la palla. Allarga benissimamente sul lato sinistro del campo, entra in aria. Peccato. E siamo al 24esimo del secondo tempo. Sessa fa su il pallone. Alfonso sulla fascia destra. Donato, Nunzio, Alfonso. Treme di gioco. Come lo vedi questo Donatino, Andres? Donato, come lo vedi? Donato, attenzione che Cacà però si sta proponendo il tiro. Alto sotto la traversa. Donato di Guglielmo, come lo vedi, Mastandre? Ma Donato probabilmente tecnicamente è un buon giocatore, oggi non sta disputando la miglior gara di quest'anno. Inserito in un ruolo che non è suo, visto le numerose assenze da parte dei giocatori di San Andrea. L'anno scorso, dopo una partita arbitrata malamente, abbiamo avuto diverse squalificati. Comunque entriamo ancora nel vivo del secondo tempo. 2-1 per il San Andrea. Oggi con la maglia nera, quella dei Corvi. Passo indietro, Cacca che recupera, Nunzio, Tobia che recupera, Cacca che prende la palla. Il difensore non lo trattiene, fallo laterale per il San Andrea. Io sarò fuori, fallo laterale sempre. Vediamo che
fallo laterale che secondo me era per il San Andrea, comunque l'arbitro ha optato per il Monteverde e c'è fuori sempre l'arbitro, momenti di confusione, credo che veramente l'arbitro ha sbagliato le ultime due. Ha perso un po' di quella velocità del primo tempo dove San Andrea ha fatto dei bei trami di campo. Ora si propone il Monteverde, Nunzio Tobia che si propone a destra, corre sulla fascia laterale e ammonizione sicuramente meritato. Nunzio si stava proponendo benissimamente sulla sua fascia destra. In tribuna si sono un po' surriscaldati gli animi dopo questo intervento. Vediamo Alfonso che si propone per battere questa punizione. Alfonso, vai, vai Alfonso, vai! Tre quarti di campo. La squadra sta giocando con un 1-3-3-1-2. Ecco, Luciano si propone, si gira, aia. Nulla, esce fuori il Monteverde, l'uomo. Corriere, che fa il laterale per il Monteverde, che recupera qualche minuto. Allora, Monteverde che lo vediamo con questa maglia bianco-rossa con calzoncino. Punizione chiamato dall'arbitro. Ci scusiamo di Donato che difende bene questa palla, però purtroppo si commette un fallo e a questo punto c'è una punizione da parte di Monteverde. Ecco che Michele, attenzione che corre verso posizione del Monteverde, interessante posizione, stessa che sta in porta, cross, esce fuori bene San Andrea. Forza Alfonso Luigi Tobia. Luigi Tobia perde palla, si perde di nuovo fuori. Momenti di gara un po' spezzettati da questi continui falli. Si sta cercando di spezzare la trama dei giochi. Vediamo un po' la tribuna stampa. Ci sono un centinaio di sostenitori del San Andrea. Una giornata molto bella ma fredda. Punizione. Attenzione, fuori. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Monteverde. E fallo a favore del San Andrea. E teniamo ancora il 2-1. È stato ammonito anche un giocatore per protesta da parte del Monteverde. Faccialo fuori! Non riusciamo a capire che comunque ha ammonito un giocatore del Monteverde. Ecco l'altra parte della tribuna con gli altri sostenitori. Abbiamo anche un saluto a Franco Laman, Donato, un romanissimo laziale in campo, che ce l'ha? Fuori campo. Allora, torniamo in diretta. Il tiro di Cacà! Da parte del portiere, l'azione non finisce, continua ancora ad attaccare il San Andrea, esce fuori il Monteverde. Peccato perché si poteva essere. Attenzione! Da una ribattuta esce fuori, per fortuna nostra ci salviamo, calcio d'angolo, Monteverde subito dopo nella ribattuta
nella ribattuta si è salvato. Torniamo alla diretta dal comunale di San Andrea. Cacà, attenzione. E viene espulso l'allenatore in seconda del Monteverde perché ha protestato un calcio, non si è capito cosa protestava, insomma l'arbitro ha scelto di mandarlo fuori dal campo. In questo momento il secondo, come sappiamo, Camerlingo, e come vedete dall'immagine è sopra sopra gli spogliatoi perché ha avuto una sorpresa, sta uscendo dal campo il numero 4 Luigi Tobia. L'applauso da parte del pubblico. E torniamo sulla diretta dal comunale. Allora, un lancio Lebnic che viene da Pesco Pagano, acquistato quest'anno dal San Andrea. Nunzio Tobia aggancia la palla sempre sul lato destro. Oggi fa chilometri e chilometri Nunzio, forse il migliore in campo nella giornata di oggi, la nuova promessa del calcio sanandreano. Del calcio sanandreano ha macinato chilometri, ha difeso bene la palla e azione di attacco. Ancora adesso il cross, peccato, non viene agganciato. Luciano cerca di recuperare, va sul fallo laterale, andrà per il fallo laterale per il Monteverde. E si ripropone con questo lancio lungo. Come saprete, c'è Herberto, questo è proprio un lancio all'Herberto, il loro allenatore, Herberto Campana. Possiamo dirlo, Pasquale, questo è il lancio alla campana che viene bloccato purtroppo. Ecco, sì, Donatino, sì. Come Donato sempre, sempre. Donato adesso si fa vedere con al scarpe, centro con lo scarpino rosso. Con lo scarpino rosso. Ecco, Donato, ecco, si può ecco, porre, ecco. Vediamolo. Vai, il lancio. Lancio sballato di Donato, però va bene, l'intenzione era l'intenzione c'era, l'intenzione c'era, sì. Pasquale, Donato invece tu vedi Donato lo vedi molto bene oggi, lo scarpino rosso è proprio azzeccato. Donato, che bello, guarda, è bellissimo. Allora, sempre possente in campo. Sì, ecco. Allora andiamo di nuovo nella diretta, esce Montevalle, il fallo e andiamo a battere questo fallo, questa punizione al limite ad Andrea in questo momento, a 2 metri dall'area di rigore. Il fischio dell'arbitro, la punizione, il tiro, grande parata, Andrea sbaglia il tiro, peccato, bellissima punizione, il portiere che si sta dimostrando di categoria superiore. Esce bene il Monteverde, azione propositiva da parte, esce ancora Nunzio che secondo me è stato in campo, lancio da parte di Nunzio e il portiere fa suo il pallone. Per il Monteverde il migliore in campo, il portiere sicuramente ha salvato più volte la sua rete. Vai Cecchina! Ancora Cecchina, viene preso dalle mani, ha protestato e l'arbitro ha scelto di fare questa ancora, comunque un arbitraggio che fino adesso senza grandi lodi, sì. Però sta finendo. Però insomma, fatto il suo, dai. Allora, un momento un po' di questione sull'area di rigore, però in realtà la punizione è iniziata a favore del San Andrea che prende un po' il respiro.
riprendiamo la diretta, lancio, viene chiamato un fuorigioco, punizione a moto verde, lancio profondo, è andata a volo, che cazzo. Attenzione, non lo fa su, la, il portiere fa suo il pallone, dando un po' di sicurezza al reparto. Rilancio da parte di Sessa. Cacà. Cacà che va ancora, il portiere esce. E il portiere fa su il pallone. E... vedi anche lui la palla. Oh, Donato. Vai, Donato! Uzio! Cazzè, mamma mia, cazzo, amici. Superiore. Sta stretta la seconda. Uzio, difende la palla. Che sto cosa? Adesso il nostro speaker ha lasciato un attimo. Allora, torniamo di nuovo, sicuramente un fallo cattivo, lo devo dire, un attimo di nervosismo in campo, non il San Andrea che si vuole portare questa vittoria. Andremo alla Viola stasera, dai. Dobbiamo blindare, non diciamo ancora nulla. Calma. Ma io mi metto paura, quest'anno. Pochi minuti alla fine dell'incontro del San Andrea. Vai, allora si cerca di finisce la partita, finisce l'incontro di calcio, il San Andrea vince 2-1 al comunale, si porta ancora Camerlingo che è ancora vincente, dobbiamo dare merito. Al nostro allenatore che ha seguito il suo secondo, il presidente Antonio. No, il presidente cosa? E Marafino che vicepresidente Natalia. Va benissimo, caro San Andrea. Noi salutiamo tutti San Andrea di Conza.com. Alla prossima. Un bacio a tutti.